All'ultimo fiato una inzuccata di Ginobili su punizione di Catania ha consentito alla Vico Lamezia di vincere in extremis lo scontro diretto col Milazzo capolista e resta in corsa per la promozione. Il Lamezia ha giocato 80 minuti con l'uomo in meno per l'espulsione di Bonaianni per somma d'ammonizioni. Gemellaggio rinnovato fra le tifoserie La Metina, Sponda Biancoverde e Milazzese. Cronaca al quinto, fallo al limite di Di Napoli su Cosa. Punizione che Mangiapane calibra male e palla sulla traversa. Milazzo con difesa alta che talvolta il tecnico Mamertino fa alzare sino alla metà campo per mettere in offside i Lamettini. L'espulsione di Bognani, di cui dicevamo poc'anzi, provoca l'arretramento di Catania a centrocampo. Al 24esimo cross di Camarda e colpo di testa di Ioppolo ad incrociare, palla di poco alta sulla traversa di Maraglino. Al 30esimo Lamezia in vantaggio e Cosa di testa su angolo a giro di Mangiapane che infila di Dio per l'esultanza dello stesso Ariete Vigorino che va ad esultare sotto la gradinata dei tifosi di casa. Pochi secondi prima del gol l'angolo battuto da Mangiapane era scaturito da una spintonata di un difensore mamertino sullo stesso Cosa, circostanza per la quale il Lamezia aveva reclamato il penalty. Al 31esimo calcio di rigore per la Vigor per intervento di Di Napoli su Cosa, dal dischetto Mangiapane manda alto sprecando così una grande opportunità per il Lamezia, terzo rigore fallito col Milazzo. Al 47esimo il Lamezia vicino al raddoppio, azione di rimessa dei biancoverdi con lancio di Mangiapane per Chiricò che spreca così il 2-0 solo dinanzi al portiere facendo imprecare i tifosi. Nella ripresa al settimo alta una punizione dalla grande distanza di Mangiapane, la Venezia con difesa a 4 e con l'arretramento di Catania. Al 15esimo provvidenziale Maraglino su conclusione decentrata ma molto pericolosa di Sanguinetti. Lamezia più basso e supremazia del Milazzo evidente. Al 22esimo spintonata di Catania su Torcivia quasi all'altezza della linea di fondo e quindi non in una situazione di pericolo. E l'arbitro indica il rigore. Dal dischetto Camarda fa 1-1. La squadra senza Lio che esce per riacutizzarsi di un malanno alla coscia, senza Mangiapane e Chiricò, ossia quelli dotati di maggior estro, perde smalto ed imprevedibilità. Solo lanci lunghi a scavalco il gioco della Lamezia. Finisce alta una conclusione di Cordiano al 29esimo, buona palla per Lattanzio, 37esimo, ma dopo un paio di dribbling si vede rimpallata la sua conclusione. Azione del Milazzo al 39esimo con servizio di per Torcivia sul cui diagonale Maraglino respinge in tuffo a terra. Al 47esimo buon pallone per Lattanzio che però spreca tutto e la difesa mamertina si salva alla disperata. All'ultimo assalto 48esimo punizione di Catania, nugolo di uomini in area avversaria, svetta la testa di Ginobili che sfiora il pallone e gonfia la rete di Dio. Il Dipolito viene giù e saluta il successo della squadra biancoverde.